Il miracolo del bicchiere intatto. Cosa dice alla nostra vita questo miracolo di Sant'Antonio? Il racconto ci testimonia quanto segue. A Leardino, un eretico incredulo, mentre tutti affermavano la santità di Antonio, vuotò il suo bicchiere che teneva in mano e giurò: «Se Sant'Antonio è davvero santo, farà restare illeso questo bicchiere e io crederò». Lanciata la coppa dall'alto sul selciato, il vetro restò intatto e così Aleardino si convertì a Cristo. Fin qui il racconto, scarno, essenziale. Come leggerlo? A noi esseri umani piace mettere alla prova Dio e i santi alle nostre condizioni per poter credere in loro o no. È capitato anche a voi di dubitare di Dio nei momenti di rabbia? O semplicemente interrogare Dio con domande che pretendiamo giuste, illusi di essere noi il centro di tutto, arrabbiati perché la vita ci si presenta complessa, caotica, mortale, mentre ci attenderemo che la vita sia semplice, prevedibile e infinita. Sì, non ci va, ci è difficile accettarci come creature e stiamo male. E come uscirne dunque? In realtà, per capire qualcosa di Dio e della vita dovremo affrontare una rivoluzione copernicana, e cioè riposizionarci come satelliti, smettendo di crederci il Sole al centro con tutto e tutti che girano attorno a noi. In realtà siamo solo pianeti, grandi e belli certamente, ma pur sempre dei pianeti, creature. Se lo accettassimo, non dubiteremmo dell'esistenza del Sole. E così saremmo meno soli e più generativi. Pace e bene a voi, di cuore, da Padre Paolo.